d'accordo col timbraggio dei biglietti in uscita dalla metro? No, non sono d'accordo. Come mai? È perché adesso è stato faticoso per me il timbrare prima e timbrare dopo, perché non mi ricordavo più dove l'avevo messo, quindi ho cercato 3 ore. Dà un po' fastidio, soprattutto negli orari di punta, però è giusto farlo timbrare. Stazioni come quella del Duomo, che è affollatissima, lo stesso? O comunque, in tutte le stazioni va fatto. Poi, chiaro, negli orari di punta dà più fastidio, però fai una minima di controllo comunque per... Scusa, un po' di corsa. Nessun disagio e mi sembra una misura civile da città europea. Non ho veramente nessuna critica. Chi vincerà tra i portoghesi e l'ATM? Io spero che vinca l'ATM, perché mi sembrerebbe una cosa di rispetto per tutti. Trovo che la legalità sia da difendere comunque, e che se tutti facessero il loro dovere sull'ATM piuttosto che pagando le tasse, sarebbe positivo per tutti gli altri. Ha timbrato il biglietto in uscita? No. No? Non è obbligatorio da oggi a Milano? Però se fai il giro... Esci a Duomo e giri su una parte che si apre. Quindi sta dando un consiglio ai portoghesi. No, no, però è così, è già scritto, c'è il cartello. Il problema è che da un momento all'altro, cioè, ci voleva più preparazione. Il timbraggio in uscita, sì, è una buona misura. Fa un piccolo gesto in più, però se serve a tutti e si migliora il servizio, poi meglio. È una cosa che odio veramente, cioè, perché va contro i lavoratori e contro gli studenti, secondo me, perché... è una perdita di tempo, cioè non è inutile chiudere i tornelli in quelle ore dove sai che ci sono i lavoratori che comunque pagano l'abbonamento e gli studenti che comunque lo pagano. Cioè, non lo so, chiudilo a mezzo. Tu sei sempre in ritardo di solito, no? No, però, cioè, non lo so, però quei 2 minuti ti consentono di prendere la navetta per andare in ufficio. Cioè, 2 minuti sono fondamentali la mattina. Sì, le persone a favore di questo provvedimento dicono che lo fanno in tutta Europa. Tu che cosa vuoi rispondere? La metropolitana è libera, ingresso e uscita.